L'allenatore più pagato d'Europa, Diego Simeone. Se non mi sbaglio, lui è l'allenatore più pagato d'Europa. Per fare zero tiri in porta contro il Manchester City. Morale della favola qual è? Qua ci scandalizziamo di Massimiliano Allegri, che comunque qualcosina in Europa l'ha fatta. È vero che le finali sono state perse, ma anche Simeone le ha perse. Comunque delle belle prestazioni Allegri in Europa le ha fatte. Comunque ha vinto 6 scudetti, cioè cosa Allegri l'ha fatto? E ci scandalizziamo che prende 9 milioni. Simeone, allenatore che prende, se non mi sbaglio, con gli accordi, con gli sponsor, arriva a sfiorare i 40 milioni. Se non mi sbaglio, zero tiri in porta. Questi sono gli scandali, questi allenatori qua, perché Simeone forse è il più catenacciato di tutti gli allenatori che esistono e viene portato come un grande allenatore. Allegri viene smerdato solo perché? Perché allena la Juve. Quindi se quello prende 40 milioni, perché Allegri non ne può prendere 9? Stasera abbiamo assistito a una partita praticamente dove l'Atletico zero tiri in porta, una partita del City, anzi solo 1-0 ha vinto, perché per me poteva finire anche di più. Sicuramente al ritorno sarà una partita difficile, perché quello Simeone in casa è più, cioè quella cosa che quando gioca a Madrid sa metterla sulla rissa, sul piano fisico, però alla fine credo che comunque passi del Manchester City, perché il Manchester City, a differenza dell'Atletico Madrid, tira in porta. Quindi in Europa non c'è solo la Juve che vince le partite senza tirare in porta, anzi noi senza tirare in porta magari le vinciamo, questo senza tirare in porta non le vince. 40 milioni di euro all'anno prende quello là, e dobbiamo scandalizzarci di Allegri che ne prende 9. Comunque un abbraccio sempre fino alla fine, e ricordatevi sempre che chi tifa Juve non perde mai. Ciao.